Buonasera. Bene, buonasera a tutti. Voi sapete che abbiamo deciso nelle scorse settimane di riprendere l'attività dalla Casa della Cultura dopo un'interruzione di quasi un mese e la riprendiamo ovviamente nelle condizioni possibili, ovvero da remoto. Però abbiamo deciso di riprenderla dando tutta la sostanza della nostra ricerca, facendo in modo che, come sempre cerchiamo di fare, attraverso le nostre discussioni si vada al cuore delle questioni che in questo momento si vivono e si dibattono nell'opinione pubblica. E allora, qual è la questione di fondo in questo momento? Questa pandemia. Sono i problemi connessi ad essi, sono le tante riflessioni che questa ci pone e abbiamo deciso di ragionare di questo con Salvatore Beca, notissimo filosofo, oltre che presidente della Casa della Cultura. Con lui abbiamo deciso di cercare di offrire un quadro generale di riflessioni che possono scaturire in mezzo a questo fatto di portata storica che per un paio di mesi ha letteralmente cambiato la vita, non solo di noi, ma del mondo intero. Quindi davvero, materia di riflessione ce n'è tanta. Salvatore, a te cominciare a entrare nel merito di questa complessa ma anche affascinante riflessione che ci impegnerà molto a lungo, io penso. Prego, Salvatore. Grazie Ferruccio, grazie di cuore. Beh, io per cominciare a ragionare insieme, nel riflettere sui tempi del coronavirus, ho pensato di fissare sostanzialmente, per cominciare, sei punti. Sono, come dire, sei riflessioni, sulla pandemia. Sei brevi riflessioni. La prima riflessione riguarda questa esperienza del Covid-19, del coronavirus, come esperienza propriamente globale, cioè un promemoria drammatico e, come è stato detto, una sorta di terribile esperimento sociale della interconnessione e della interdipendenza planetaria. Non solo dell'interdipendenza sociale o culturale, ma anche dell'interdipendenza naturale e biologica. Quindi cominciamo mettendo a fuoco una sorta di intreccio molto stretto fra quanto convenzionalmente chiamiamo natura e cultura. Taleb, che è noto per lo straordinario libro sul cigno nero, intervistato qualche tempo fa, ha sostenuto che Covid-19 non è un cigno nero, cioè nel senso che non è inaspettato, un altamente improbabile che irrompe nelle ordinarie circostanze. Perché? Perché la storia dell'umanità, il termine umanità è uno dei termini che ricorreranno fino alla fine in queste riflessioni, la storia dell'umanità è storia di conflitti con epidemie e pandemie. Basta pensare, come fanno i vecchi professori, alla peste di Atene, nella celebre descrizione di Tucidide, per non evocare la tragica peste di Tebe, se pensiamo all'Edipo di Sofocle, o alle grandi pesti dalle nostre parti del 300, o a quella manzoniana, diciamo, del 600 europeo. Nel XXI secolo, nel nostro secolo, alla SARS 2003, alla aviaria 2009, a Ebola 2014-2016, solo per fare alcuni esempi. Tuttavia, a me sembra, quello di Covid-19 è il primo caso, è un cigno quasi nero, perché è il primo caso che coinvolge larga parte dell'umanità, come tu accennavi, Ferruccio, in virtù di una costellazione complessa di circostanze naturali e di circostanze sociali. Ma su questa connessione, che chiama in causa direttamente i rapporti fra l'ambiente o l'ecosistema e le scelte sociali, politico-economiche, dovremo tornare più avanti. Il primo punto, però, cioè l'idea che si tratti di un cigno quasi nero, in fondo, chiama in causa il fatto che coronavirus ha luogo inaspettato entro e ai tempi di un modello di globalizzazione, di un modello di globalizzazione
che era già stato posto sotto pressione, che è sotto pressione da tempo, che lo era dal punto di vista geopolitico in modo significativo negli ultimi anni, e che probabilmente ha mostrato, essendo il processo di globalizzazione un processo di luci e di ombre, ha mostrato molte più ombre che luci, e quindi ci richiede, io penso, di riflettere su una prospettiva per altro tipo di interdipendenza e interconnessione, per un differente modello di globalizzazione. E questa è la prima riflessione. La seconda riflessione ha come tema il tentativo di mettere a fuoco i rapporti fra scienza e politica. Ora, che i decisori pubblici, i politici a qualsiasi livello, si avvalgano nelle loro scelte collettive dei differenti saperi scientifici, tecnologici, giuridici, economici, culturali, sociologici, è un fatto a prima vista del tutto ovvio. Conoscere per deliberare, come si usava dire. Ma se ripensiamo alle recenti frotte di valutazioni negative della competenza nelle culture populiste che ospitavano allegramente pochi mesi fa, all'insegna dell'uno uguale uno, Novax e terrapiattisti, beh, bisogna riconoscere che la crisi del coronavirus sembra far emergere una sorta di fiducia condivisa nel sapere scientifico, nel nostro caso prevalentemente di virologi, di epidemiologi, di medici in senso lato. Ma attenzione, come spesso accade, alla demonizzazione della scienza succede la sua santificazione e il collasso di qualsiasi elemento di atteggiamento riflessivo e critico. Era acritica la demonizzazione e acritica la santificazione. Tanto è vero che quando ci si trova di fronte al naturale confronto fra ipotesi e congetture alternative del tutto familiare alla comunità scientifica e a quella che usiamo chiamare l'impresa scientifica, soprattutto quando la comunità scientifica è alle prese con una soluzione di problemi, un problem solving, come si dice, che non è di routine. Per dirla evocando il classico Thomas Kuhn della struttura delle rivoluzioni scientifiche. Allora l'incertezza intacca in modo semplicemente sbagliato la fiducia acritica scientifica dei neofiti. E si osservi inoltre una nuova assegnazione di valore globale che va ascritta alla scienza, ma non può esserlo nello stesso modo alla politica. Questo suggerisce una tensione, o se preferite, una contraddizione fra il carattere globale di Covid-19, la risposta globale della scienza e della ricerca medicale e tecnologica, e il carattere locale e contestuale di varia scala della risposta politica alla sfida. Quindi questo secondo punto, scienza e politica, al di là delle osservazioni sugli andamenti delle culture neofite, in questo senso, nei confronti della recente rivalutazione delle competenze, pone in luce il fatto che, così come il problema è globale, altrettanto possiamo dire che la risposta scientifica al problema sia globale, o sia quasi globale, come cercherò di precisare più avanti, mentre ciò non vale per la politica. Questo è uno dei punti centrali, che un po' fa da fil rouge, da Leitfaden, da filo rosso delle mie piccole e brevi riflessioni. Veniamo alla terza riflessione. Nelle differenti fasi del ciclo epidemico, noi assistiamo a cambiamenti e a volte a tensioni nelle priorità per l'agenda della politica, per l'agenda dei decisori pubblici, siano essi a livello centrale, siano essi a livello regionale, siano essi a livello comunale, ovunque vi sia un'autorità pro tempore che deve
allocare valori, che deve sanzionare o deve incentivare comportamenti e via dicendo. Ora, la priorità della sicurezza e della tutela della salute pubblica può richiedere, in una determinata fase, un pesante trade-off con le finalità economiche che coinvolgono imprese, lavoratori, famiglie, persone. È naturale che si diano fasi in cui finalità sanitarie, chiamiamole così, e finalità economiche sembrino a prima vista dover necessariamente e inevitabilmente entrare in rotta di collisione. Il problema del conflitto lavoro-salute lo conosciamo bene. Covid-19 ci ha mostrato in modo bruciante la urgenza di una considerazione di questo tipo di problemi, perché qui rientra esattamente in gioco il rapporto fra decisori pubblici e esperti o comunità scientifiche, nel senso elementare per cui la decisione politica implica l'assunzione di responsabilità e sperabilmente di lungimiranza alla luce degli esiti proposti dal discorso esperto, perché il discorso esperto verte sui mezzi per la soluzione del problema individuato, mentre la responsabilità politica riguarda i fini di una qualche forma di comunità. Questa è una differenza importante che caratterizza la responsabilità della politica e la responsabilità della scienza e del discorso esperto. Il problema della politica è quello di evitare la rotta di collisione fra tutela della salute da un lato e tutela delle imprese del lavoro dall'altro, chiamiamo le finalità sanitarie, le finalità economiche, e nel tentativo di raggiungere un punto di equilibrio, per quanto si voglia instabile, e tuttavia di equilibrio tra i due valori che devono poter essere tutelati. E per quanto possa sembrare strano, questo tema ha a che vedere con i differenti tipi di regime politico, in particolare con la distinzione fra democrazie costituzionali, rappresentative, pluralistiche e vari tipi di autocrazie. Questa è una distinzione che è riemersa con forza nelle circostanze della pandemia, a proposito delle contrazioni di diritti e libertà fondamentali di cittadinanza democratica derivanti da scelte pubbliche democratiche. Il che ha indotto frazioni di popolazione a chiedersi se, a fronte di sfide globali e inedite, le autocrazie non godano di una sorta di primazia quanto all'efficienza delle decisioni coattive, e alcuni intellettuali a chiedersi se le misure restrittive democratiche non condannino i regimi democratici stessi a una fatale contraddizione. Altri hanno tirato in ballo, in modo, a mio modo di vedere, piuttosto bizzarro, quando non del tutto inappropriato, lo stato di eccezione di Carl Schmitt, dimenticando la differenza radicale fra la prospettiva del decisionismo giuridico e le scelte pubbliche democratiche in condizioni di emergenza. Resta il fatto, in ogni caso, che la crisi coronavirus ha messo in luce la realtà dei deficit democratici, come piace dire al mio amico Gianfranco Pasquino, o delle crisi entro la democrazia politica contemporanea, come piace dire a me. Penso che questa terza riflessione, il nucleo di questa terza riflessione, stia in questa conclusione. Dobbiamo difendere la democrazia che è sotto pressione con argomenti propri della democrazia. E vorrei dire che una delle caratteristiche, una delle tratti distintivi della democrazia è il vigere della libertà del suo spazio pubblico. Questo è il nostro spazio pubblico online, ma è spazio pubblico che è aperto a chiunque, che in cui
le idee si confrontano e in cui tu puoi criticare le scelte democratiche stesse. Questo non è possibile, sino a prova contraria, in regimi autocratici. Il problema della lentezza democratica nelle risposte e dell'accelerazione delle domande è un problema non nuovo. Oggi si presenta in forme nuove e drammatiche. E il problema del rapporto tra rappresentatività e necessità di fronteggiare con scelte coattive un'emergenza non è un problema nuovo, ma si presenta in modo ancora più urgente. Voglio dire, questa terza riflessione, se dovessimo riassumerla come in un bigino, sarebbe come la crisi coronavirus mette in luce con l'evidenziatore alcuni dei deficit, delle difficoltà che le democrazie possono superare, devono superare, perché qualora crisi entro le democrazie non trovino dei correttivi efficaci, democratici, allora la crisi entro la democrazia può trasformarsi, ahimè, in crisi della democrazia. Veniamo alla quarta riflessione. Allora, a questo punto, parlavo prima di bigino, quindi possiamo riformulare alcuni degli elementi ricorrenti nelle precedenti brevi riflessioni, sostenendo che, allora, primo, Covid-19 è un gigantesco problema globale. Questa è la prima proposizione. Secondo, come ricorderete, possiamo dire le risposte scientifiche della comunità dei ricercatori e delle ricercatrici hanno carattere quasi globale o globale. Quando il carattere è quasi globale, vuol dire che si dà tra comunità scientifica e potere politico una sorta di interferenza, a volte urbana e gentile, a volte barbara e crudele, dell'autorità politica nei confronti della stessa comunità scientifica. Quindi, ma la tendenza, per questo lo chiamo casi in cui sia quasi globale rispetto a casi in cui è decisamente di convergenza globale. Terzo, noi non disponiamo di assetti di istituzioni e di misure e politiche globali efficaci e cogenti. Ma viene fatto da pensare all'ONU. Pensiamo, è addirittura in rebus, sta nelle cose stesse. Pensiamo alle agenzie dell'ONU, naturalmente all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma dalle nostre parti basta pensare all'Unione Europea, proprio oggi, in cui sappiamo qual è la posta in gioco. Noi sappiamo che l'Unione Europea è priva di qualsiasi competenza nei confronti dei sistemi sanitari degli Stati membri. Naturalmente occorre distinguere quando critichiamo razionalmente la mancanza, la lentezza, l'assenza, la distanza dell'Unione o la sua debolezza nel fronteggiare la sfida globale di Covid-19. Dobbiamo sempre distinguere fra le istituzioni federali dell'Unione, Commissione, Parlamento, e le sue istituzioni intergovernative. Cioè, è la frizione fra questi due tipi di istituzioni quella che genera il deficit seri dell'Unione Democratica. In ogni caso, si ha come l'impressione che la tragedia planetaria della pandemia ci porrà tutti di fronte alla necessità di una svolta nella prospettiva delle macerie del dopo virus. Nella prospettiva, come direbbe Eliot, il poeta, da terra desolata, e nell'attesa di un impressionante impegno nella ricostruzione e nella ridefinizione di modi fondamentali di convivere nel tempo. Quindi la quarta riflessione esplicita in parole molto semplici che mentre il problema è globale, mentre la scienza lo può essere, la politica non lo è e dovrebbe esserlo. Punto.
Qualcuno, questa è la quinta riflessione, si chiede nel silenzio enigmatico, assorto delle nostre città e delle città del mondo, dove mai siano finiti i venerdì di Greta Thunberg, i Fridays for Future. Vorrei sottolineare con forza che vi è una correlazione molto importante e significativa fra la crisi coronavirus e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Fra l'esperienza del contagio da Covid-19 e l'esperienza del saccheggio predatorio dell'ambiente e degli ecosistemi. Così come vorrei avanzare l'ipotesi che l'agenda della sostenibilità, l'agenda 2030 dell'ONU, possa costituire una guida per l'impressionante impegno nella ricostruzione e nella ridefinizione dei nostri modi fondamentali di convivere nella durata. Ora, sulla correlazione fra, diciamo per essere eufemistici, degrado ambientale e circostanze di salto di specie e di infezione, noi abbiamo numerose prove empiriche, proprio pensando ad alcune di quelle epidemie o pandemie recenti cui ho accennato all'inizio, nella prima riflessione. La deforestazione selvaggia, il cambiamento climatico, il continuo e vorace consumo di suolo nell'addensamento urbano delle megalopoli del pianeta sono alcuni, solo alcuni, fra gli esempi più vistosi di correlazione. Ma possiamo pensare al fatto elementare che le conseguenze sociali della pandemia da Covid-19 si scaricano su società attraversate da decenni da intollerabili linee di disuguaglianza e di esclusione. Considerate gli effetti del contenimento del contagio con misure che inchiodano nelle loro case le persone e vi rendete subito conto delle disuguaglianze dei luoghi dell'abitare. Considerate gli effetti della didattica a distanza per i bambini, le bambine, le ragazze, i ragazzi, in presenza di un marcato digital divide che si connette alla variabile disponibilità di metri quadri e alla maggiore o minore numerosità dei partecipanti domestici, delle famiglie o delle quasi famiglie. Pensate alle questioni di genere. Pensate alle condizioni delle donne, pensate alla persistenza del patriarcato nel pianeta, nelle nuove condizioni della pandemia. Tutto ciò che i casi che ho citato sono casi che rientrano esattamente in distinti obiettivi dello sviluppo sostenibile. E in questo senso elementare vorrei suggerire che le politiche della ricostruzione dovranno essere politiche miranti al perseguimento di obiettivi sociali su una varietà di dimensioni della sostenibilità, perché questioni di giustizia ambientale sono e devono essere e non possono non essere questioni di giustizia sociale. Questo è il punto molto presente nella decima edizione della Scuola di Cultura Politica della nostra Casa della Cultura, che vorrei sottolineare in questa quinta riflessione. Ora vi chiedo solo un po' di pazienza, sapete che le brevi riflessioni sono solo sei, quindi essendo arrivate alla sesta siamo addirittura d'arrivo. Quindi vi pregherei di consentirmi, in conclusione, di abbozzare una prospettiva propriamente filosofica. Dopotutto, fare filosofia è il mestiere che ha accompagnato la mia vita, una prospettiva filosofica che prende corpo a partire dal nostro ragionare insieme nelle circostanze inedite, e non uso mai questo termine perché lo trovo sempre pomposo, ma questa volta vale la pena di usarlo, e epocali della pandemia Covid-19. Covid-19 ha messo a fuoco le dimensioni della nostra vulnerabilità,
e della nostra fragilità. E ci ha ricordato quanto sia miope e filosoficamente ottuso sottovalutare l'importanza del nostro essere, in quanto esseri umani, corpi in carne e ossa, corpi e menti di animali umani esposti alla sorte e all'inaspettato. Noi non abbiamo corpi, noi siamo corpi. Allo stesso modo, noi non abitiamo la terra, la madre terra di cui ieri abbiamo celebrato la giornata mondiale. Noi le apparteniamo, ne siamo parte. Noi siamo certamente esseri frutto dell'evoluzione culturale, tanto quanto lo siamo dell'evoluzione naturale. Noi non siamo i signori dell'universo, né i pinnacoli della creazione. Noi siamo sì nello stato contingente dell'essere creature, nel senso che il mondo non è in alcun caso nostro. Infine, lo slogan prezioso, una sola umanità, un solo pianeta, va integrato con la glossa che ci ricorda che come viventi noi non siamo soli. La glossa elide e erode la pretesa illusoria della eccezionalità antropologica. Come siamo parte della natura e della cultura, come siamo un impasto di biologia e di cultura, un impasto di biologia e di logica, così noi apparteniamo al sistema e alla comunità del vivente, alla comunità biotica. L'umanità è un sottoinsieme della comunità biotica. Il riconoscimento di ciò è il riconoscimento di un limite umano, solo umano. E nella giornata mondiale del libro, come quella di oggi, viene fatto di pensare al limite cui il grande, grandissimo Giacomo Leopardi nella Ginestra alludeva, potendo evocare a questo punto la solidarietà umana, solo umana, e la social catena. Grazie dell'attenzione e buon 25 aprile. Grazie a te, Salvatore. Devo dire, hai esordito dicendo che avresti buttato lì un bigino, ma in realtà hai buttato lì riflessioni densissime. Posso dire che mi è piaciuta tantissimo questa conclusione sulla Ginestra. Guarda, sono andato a leggerla molto in questi giorni. Questa idea dell'umana compagnia con la quale si reagisce alla durezza, alla sprezza, alla natura che sia di fondo della Ginestra di Leopardi è davvero una cosa che penso dovrebbe macinare dentro di noi profondamente. Mi è piaciuta tantissimo questa tua conclusione, davvero lo sento la migliore interprete possibile dello spirito di questa situazione. Adesso per discutere, vediamo se ci arrivano delle domande, se no faccio io un'osservazione che entra nel merito. Non ci sono domande, allora una cosa, man mano che ti ascoltavo mi ha colpito tantissimo una cosa difficile che sta fermentando dentro di me, che in realtà, come dire, in questi anni, in realtà, qualche voce premonitrice che ci indicava il fatto che dovevamo cambiare l'orizzonte, noi l'avevamo sentita, senza che sia stata elaborata. E curiosamente si tratta di due voci assai diverse fra di loro. Una è una voce che adesso è spenta, però fu molto forte qualche anno fa, ed è la voce del movimento New Global, nel movimento che diceva all'incirca quello che tu hai detto nella prima tua osservazione, che dicevano un altro mondo è possibile. Io ricordo quando venne lanciato questo slogan e il fascino che suscitò, soprattutto tra i ragazzi allora, fascino enorme suscitò fra i ragazzi, e poi la cosa lentamente si è spenta, un po' perché i movimenti tendono a spingere, poi perché non ci fu capacità della politica di riprenderla in mano, svilupparla e rilanciarla su grande scala. Questa cosa è finita. Però quella voce era una voce critica di questa globalizzazione, ma non in senso di no alla globalizzazione, nel senso di un'altra idea di globalizzazione, quindi era un'idea affascinante, penso. E la seconda voce, che in realtà lavora su questa cosa, che non può essere, non potrebbe essere più diversa da questa, è incredibilmente quella del pontefice attuale. Mi riferisco alla sua enciclica straordinaria,
la Laudato Si, nella quale il pontefice ha messo in discussione esattamente il punto che tu hai indicato alla fine, il punto sesto che tu hai indicato, vale dire il fatto che l'uomo avesse il diritto di pensare se stesso come padrone e signore del mondo, che un dettato biblico e che curiosamente è stato messo in discussione per primo, diciamo, parlo delle grandi voci che hanno autorevolezza morale, proprio dal pontefice, il quale ha avuto il coraggio di dire: attenzione, all'incirca con parole che possono essere convergenti con quello che ti hai detto, attenzione, noi non siamo signori del mondo, noi dobbiamo considerarci parte del mondo e dobbiamo, come considerarci parte di questa quella bioetica. Ed è interessantissimo il fatto della diversità di queste due voci, radicate diversamente tutto, che però sono state, come dire, tali da venirci fuori. In questo momento io penso che sia interessante cogliere queste diverse prospettive che possono convergere, e sarebbe interessantissimo che vi sono raccolte culturalmente e politicamente in questo momento. Ti ringrazio molto di questa osservazione, perché sono convinto che l'idea di un altro mondo è possibile, che voleva dire che era possibile altro tipo di globalizzazione. Quello dei New Global fu interpretato come no global. Esatto. Invece l'idea era che era possibile, era possibile un'alternativa. Quella era una posizione che da Seattle in avanti, cioè nella buona sostanza nel giro di boa del millennio e nei primissimi anni del 2000, in qualche modo collideva esplicitamente da un punto di vista politico con la celebre tesi, anche troppo celebre, thatcheriana: non c'è alternativa. Un'alternativa c'è, un altro mondo è possibile. Questa è la posizione, per come la intendiamo noi, dei New Global. Francesco, il Papa Bergoglio, certamente ha sparigliato le carte con l'enciclica Laudato Si, che credo sia uno dei documenti più significativi della fine del secondo decennio del 2000. E perché l'idea della conversione ecologica e l'idea del rapporto tra giustizia distributiva, come usava dire San Tommaso, come si dice nella dottrina, e giustizia ecologico-ambientale, è così fortemente sottolineato nell'enciclica che effettivamente l'enciclica ci parla, quale che sia la nostra visione, religiosa o non religiosa, ci parla, punto. Il punto che tu hai sottolineato è un punto che mi fa un gran piacere che tu l'abbia colto, perché se posso, vorrei chiarire che questo è il famoso problema del Genesi, per cui Dio dà a Adamo il potere del nominare, che come sapeva Thomas Hobbes, il naming, il dare nome alle cose, vuol dire esercitare potere sulle cose. Tu sei il Master of Universe, come si definivano non a caso i grandi predatori della finanza globalizzata nei primi anni 2000, Masters of Universe. Sono poi goffamente ruzzolati, ma nessuno ha messo in questione il paradigma, però, ecco, perché non dimentichiamoci che sotto il profilo economico e sociale noi usciremo con una situazione da macerie, come dicevo, non avendo ancora ripreso i livelli che avevamo raggiunto o preservato prima della crisi del 2008, per noi, 2007-2008. Quindi, voglio dire, la questione è complessa. Ma torniamo al punto centrale. Lì, Francesco, effettivamente sostiene la tesi per cui Adamo, gli esseri umani sostanzialmente, in realtà sono incaricati da Dio di essere responsabili
o steward o amministratori, diciamo, gestori, non padroni delle risorse, dell'ecosistema. Questa è una tesi che era stata avanzata negli anni Ottanta da John Passmore. Così vengo alla terza linea di ricerca che secondo me potrebbe essere di grande interesse negli sviluppi della nostra prospettiva o per chi la condivide. John Passmore, in un libro che io feci tradurre in italiano che si chiama La nostra responsabilità verso la natura, esordisce, è un filosofo analitico e uno storico della filosofia, ottimo, australiano, e il libro era Our Responsibility for Nature, e lo feci tradurre alla fine degli anni Ottanta, credo, e il primo capitolo è tutta una discussione su come interpretare ciò che in una prospettiva giudaico-cristiana, perché è da Genesi che deriva tutta la faccenda, ciò in cui consista la legittimità di certi usi da parte di umani di ciò che umano non è, siano essi viventi o siano essi non viventi. E lì Passmore sostiene che la via di una eccezionalità antropocentrica, come dicevo io, è una via bloccata, che l'idea di essere il pinnacolo della creazione è un'idea, diciamo, specista, come si usa dire, no? E che questo non toglie che anche qualcuno che ha prospettiva religiosa non possa invece pensarsi come uno che è custode, come uno che preserva, come uno che tutela la comunità del vivente e l'ecosistema naturale. Allora, questo mi fa venire in mente che la terzo filone di ricerca, che ha avuto un fortissimo sviluppo intorno agli anni, metà anni 70, anni 80 del secolo scorso, è quello della filosofia ecologica o delle etiche ambientali, che a un certo punto è come scomparso dall'orizzonte delle principali discussioni nella cultura pubblica, nello spazio pubblico. Quindi penso che questa idea, un altro mondo è possibile, questa idea della conversione ecologica dove però le dimensioni sono dimensioni sociali così come dimensioni naturali, che Francesco ci ha insegnato, e questa idea del modo di pensare noi stessi in quanto appartenenti alla comunità vivente, alla comunità naturale, nelle sue diverse avversioni, c'è stato un grande conflitto. C'è da vedere le posizioni, che potrei dire io, di Peter Singer, di Ronald Reagan, di Mary Midgley, di Holm Rostrum III, ci sono di Arne Naes, cioè c'è stata una grande discussione. Questa discussione oggi potrebbe in qualche modo costituire una specie di bottino di cui da saccheggiare con discrezione, per attrezzarci nei confronti di una visione dello sviluppo sostenibile che non sia semplicemente uno slogan, che non sia una truffa, che non sia marketing, ma che sia l'impegno di noi come cooperatori, come cooperatrici alla custodia di quanto non abbiamo, questo piace anche a Papa Francesco, non abbiamo preso in prestito, non abbiamo ereditato dai nostri padri o dai nostri nipoti, ma abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Saggezza amerindia. Grazie, è molto interessante. Soprattutto questa cosa che dici, il fatto che c'è un patrimonio di elaborazione alle spalle che può aiutarci a essere rimesso in movimento, mi sembra una cosa interessantissima. Penso che dobbiamo farci carico anche concretamente di recuperare, rimettere in circolo queste riflessioni, su queste innescare, queste innervare queste riflessioni che stiamo portando avanti. Posso comunicare in pubblico una cosa che è privata nella amicizia tra Ferruccio e me, e che in genere lunedì mattina, fatto salvo eccezioni, eccetera, noi ci facciamo una telefonata. Questa telefonata
praticamente in una ventina di minuti, mezz'ora, buttiamo fuori una cinquantina di idee. Questa è una delle idee che io proporrò in uno dei nostri lunedì mattina telefonici. Quindi, credo che sia molto importante, seriamente, come sviluppo della nostra prospettiva, perché questo riprende, allarga, capisci, dà respiro anche a un modo di vedere le cose, a un modo di valutarle, a un modo di giudicarle, a un modo di criticarle, ecco, senza l'arroganza, ma con il senso del limite di cui parlavo. Ecco, questi temi sarebbe molto bello diventassero elementi propulsivi in quella che sarà sicuramente una tremenda impegno di ricostruzione. Assolutamente. Ho fatto auguri per il 25 aprile, perché io non credo al fatto della metafora della guerra, eccetera, però nella buona sostanza l'Italia che usciva dalla resistenza e dalla lotta e dalla sconfitta del fascismo e del nazismo era un'Italia che aveva di fronte macerie, era terra desolata e bisognava cooperare. C'è un bellissimo discorso di Ferruccio Parri alla Consulta, alla prima riunione della Consulta nazionale, in cui lui si rivolge ai partiti, anche ai suoi, della sua maggioranza, diciamo, di un governo che non aveva Parlamento, e dice: noi dobbiamo cooperare nell'interesse di lungo termine della collettività, della società, poi potremo competere, ma questo è il momento di cooperare. Ma per far quello avevi bisogno di una cultura politica solida, robusta, che si era misurata con sfide atroci e che non aveva perso la bussola della dignità umana da salvare. Questo senso è una ricostruzione. Certo, però ne approfitto, vado avanti. Se non ci sono domande, vediamo se il nostro regista ci individua, se sono domande, se no, come dire, continuiamo la conversazione su un punto essenziale. È parlato il 25 aprile, quindi l'hai evocato in qualche modo tu stesso, questo no, poi ne hai parlato a lungo, quando il punto 3, insomma, la difficoltà della democrazia da affrontare. Questo è un punto decisivo della riflessione. Tu sai che a me capita tante volte dire, insomma, che non sono tempi allegri per la democrazia, questi non sono tempi sempre. Io poi, sai, un po' l'ossessione, dico sempre, insomma, tempi in cui Trump, Bolsonaro, Modi, Putin, cioè francamente, stiamo parlando dei quattro più grandi paesi del mondo, la Cina è fuori, ma non perché sia sempre democrazia. Insomma, ci sono spinte, come dire, francamente inquietanti, su cui dobbiamo ragionare e tutto. Però c'è un punto in più su cui io mi sto interrogando, ed è un punto anche questo un po' inquietante, voglio ragionare con te, dire. Il modo come è stata affrontata questa crisi dal punto di vista del funzionamento della democrazia. Ti dico perché mi ha molto colpito, nei giorni scorsi abbiamo discusso, abbiamo fatto altre discussioni come questa, e mi ha colpito due osservazioni. La prima fatta da un uomo che tu conosci molto bene, collega e amico, Alessandro Cavalli, uomo, come dire, di grande forza e saggezza, come sappiamo, il quale rifletteva su questo fatto, che mai, neanche in regime totalitario, ha detto Alessandro, c'è stata una limitazione della libertà come quella che si è realizzata così. La libertà di movimento non è mai stata compressa come questa, la modalità di uscire di casa. Anche se, aggiungeva Alessandro, sempre finissimo nei suoi ragionamenti, anche se il 95% degli italiani poi esprimeva consenso a questa cosa, però in effetti c'è stata, come dire, questa cosa che fa impressione pensarci bene. C'è stata una limitazione di libertà come che mai c'è stata. E poi il giorno dopo, una nostra amica costituzionalista, Marlisa D'Amico, ha posto il problema in termini anche più, vorrei dire anche più secchi, più... Sì. Attenzione, perché il modo, da costituzionalista, lei è una costituzionalista, quindi riflette da considerare sulle cose, il modo come si sono prese le decisioni nel corso di queste settimane, il fatto che il Parlamento è stato, come dire, trascinato un po' casualmente, dopo, tutte queste aprile decine enormi, senza che sia stato un rispettoso
un rispetto formale e non solo formale delle procedure democratiche, dicendo è un precedente molto molto pericoloso, testualmente in questi termini. Quindi ha posto un problema, diciamo, di riflessione inquieta. E allora volevo sentire anche il tuo parere su questo, per arrivare poi al punto, tu hai detto al deficit democratico dobbiamo rispondere democraticamente. Ecco, cosa vuol dire dentro una crisi di questo genere accentuare l'idea che si possa rispondere democraticamente? Questo deficit di cui peraltro ne abbiamo ulteriormente toccato con mano nel corso di queste settimane. Sì, ti ringrazio. Sono due questioni che si connettono fra loro. Dal punto di vista, io non sono un costituzionalista come amico, ma credo che in realtà le procedure siano state sul filo, ma siano state entro i vincoli costituzionali. Il rapporto con il Colle è stato un rapporto costante e Mattarella si è rivelato un presidente straordinariamente e letteralmente custode della Costituzione. Ho detto sul filo, quindi c'è qualcosa di borderline, è indubbio. Ammettiamo come condizione di scusante il fatto che si è trattato di un cigno nero. Taleb dice no, è un cigno nero, di fatto è stato percepito come tale. Quindi questo l'abbiamo visto in tutte le poche democrazie che abbiamo in giro per il mondo. Esatto. Vogliamo tenerci anche Orban nelle democrazie, non lo so, fate voi. Ma se noi pensiamo come ha lavorato il Regno Unito, che è stato in partenza una catastrofe, come quell'imbecille di Trump, che è un furbo, è un tipico furbo che però ha la caratteristica che Carlo Maria Cipolla, nel famoso elogio della stupidità, dava agli imbecilli, cioè il fatto che lo stupido è uno che fa del male a sé e agli altri. Ora, ma se pensiamo, se parliamo di Costituzione, allora, se c'era da fare un impeachment a Trump, non era tanto sulla questione su cui poi in effetti non sono riusciti a passare, anche perché la Camera, perché il Senato era a maggioranza repubblicana, ma era il fatto che Trump esplicitamente sostiene gruppi armati che mirano all'uscita dalle misure di contenimento. Questo è contro governatori democratici. Adesso lasciamo stare Trump, su cui potremmo parlare. Trump è un esempio delle crisi delle democrazie. Esatto. Ma anche Modi è un esempio delle crisi delle democrazie. Perché il nostro vecchio amico Amartya Sen mi ha sempre detto, quando Modi stava vincendo, dice guarda che questa è la fine per la grande democrazia indiana. E io ho una prova empirica di questo, che non so quanti conoscono. Sen è stato incaricato dal governo federale, cioè da Modi sostanzialmente, dai suoi ministri, di assumere la carica di rettore di una delle più antiche università del mondo. Le nostre università sono medievali. La sua è l'università di Nalanda, che era un'università buddista. Ah, Ashoda. Straordinario, che lui mi aveva raccontato, io non ne sapevo nulla, devo dirlo onestamente. Lui ha messo su, ha cominciato a lavorarci, perché lui ha una passione profondissima per l'India, e nel giro di 4 mesi ha scritto una lettera di dimissioni molto dura a Modi, perché Modi non voleva interferenze e giudizi sui modelli di governo, eccetera, eccetera. Quindi, ora, io credo che qui siamo alla solita questione del senno di poi. Credo che siano stati fatti alcuni errori, alcuni che siano imputabili chiaramente a distinte figure sia a livello centrale sia a livello regionale. Io credo che noi siamo a Milano, che è uno degli epicentri, noi siamo ancora un caso terribile,
nella prospettiva della ripartenza. Ora, se noi pensiamo che il Pio Albergo Trivulzio e le residenze per anziani hanno conosciuto fenomeni di irresponsabilità criminale nei confronti degli ospiti, nei confronti dei pazienti, nei confronti di persone intrinsecamente fragili e vulnerabili, questo è una cosa, ma non sono questi gli errori che mi interessa sottolineare. Certo, penso che in circostanze al contorno lievemente differenti, cioè con opposizioni che facciano il mestiere dell'opposizione e non facciano la critica, come dire, antisistema e che esprime solo il pregiudizio, ma sono disposte anche a competere e confliggere, come è giusto, sacrosanto che sia, in Parlamento, penso che un maggior coinvolgimento del Parlamento sarebbe stato opportuno. In genere si dice, ma questo rallenta i processi. Non è vero, perché in Germania, nella Repubblica Federale Tedesca, i processi sono stati veloci per quanto è possibile in queste circostanze, e la situazione spagnola è una situazione che è stata governata con celerità e con correttezza. Cioè, credo che invece di avere ogni giorno il meritorio bollettino del capo della protezione civile e a turno di un scienziato, tutti maschi, come è stato notato, invece di averlo tutti i giorni, che peraltro generava incertezza nell'opinione pubblica, perché adesso è bisettimanale, ma quando era quotidiano la gente faceva i confronti con i numeri da un giorno all'altro, sono numeri molto diversi quelli lì. Ecco, se invece di fare quello avessero dedicato un giorno, una mattina in Parlamento, in cui il governo, il capo di governo, piuttosto il Presidente del Consiglio, si diceva almeno, piuttosto che il ministro competente della salute, della sanità, relazionassero intorno alla crisi, agli sviluppi delle politiche, delle misure e cose, questo sarebbe stato certamente un aspetto che qualificava positivamente la capacità di una democrazia di essere tale e non solo formalmente definirsi tale. Però la democrazia ha questa capacità, questa è la cosa più straordinaria della democrazia, che è capace di autocorrezione. Il problema è, tu Erdogan non lo puoi correggere, Modi non lo correggi, Putin lo vuoi correggere? Sì, naturalmente. Per questo io dico, lo spazio prezioso delle democrazie è lo spazio pubblico. È la possibilità di parteggiare, di dissentire, di avanzare ipotesi alternative, sociali, collettive, di mostrare i bisogni trascurati, di sottolineare urgenze non viste, o non viste per interesse, o non viste perché trascurate. E questo è lo spazio pubblico. Tu, quando sei di fronte a regimi in cui si vota, chiediti, ok, ma com'è la condizione dello spazio pubblico? Quanto è la sua estensione? Quanto costa la libertà? Perché se questo lo vedi, perché chi sono stati gli attori in questa crisi? Sono stati i decisori pubblici, ovviamente l'enorme massa, il popolo della medicina, dai medici alle infermiere, agli infermieri, il popolo dei ricercatori, degli scienziati, come si usa dire, e coloro che facevano da mediazione, da transito, che erano gli addetti alla comunicazione. No, è stato interessante che i social si sono asciugati rispetto all'esercizio della barbarie, e sono stati saggiati molto quanto alla validità, che trasmissioni televisive sono tornate a essere attrattive, perché ritenute, ho torto ragione, ma affidabili. Si è andati alla ricerca di affidabilità in una situazione di incertezza angosciosa e di enorme sofferenza, perché noi parliamo a fronte di migliaia di vittime, di morti che non hanno avuto funerali, adesso conosciamo queste cose.
Credo però il punto cruciale, e per questo dicevo dobbiamo fare manutenzione alle nostre democrazie deficitarie, democraticamente, ribadendo che il principio cardine della democrazia è il fatto che le sue scelte politiche, anche quando formalmente non discutibili, possono sempre essere contestate. È un regime in cui tu hai un principio interno di contestazione permanente a chi ha responsabilità di governo, pro tempore. Ecco. Se no, perché dovrebbe essere pro tempore? Perché Putin è molto arrabbiato perché deve, per via del coronavirus, deve spostare il referendum, capisci? Cioè, perché hanno questi problemi? Perché mirano a poteri che non abbiano sanzioni temporali? Quando Orban, c'è l'opposizione nel Parlamento ungherese e l'opposizione, in posizione di straordinaria debolezza numerica, ha detto va bene, tu vuoi avere questi poteri speciali, nel senso che c'è la possibilità di chiudere il Parlamento e mettere a tacere il Parlamento, per dir così. Mettiamo un termine, siamo in una crisi, mettiamo un termine, scaduto il quale torniamo nel regime, e questo non è stato accettato, perché non dimentichiamo che la democrazia è caratterizzata dal fatto che l'esercizio di autorità politica è esercitato pro tempore. Questa è la straordinaria novità. Non così è per l'apparato amministrativo o per l'apparato militare. Attenzione. Quindi quando pensiamo alle democrazie rappresentative pluralistiche contemporanee, che poco hanno a che vedere con il glorioso discorso di Pericle, solo quello riguardava quattro gatti piuttosto che Ricchetti, che avevano, non riguardava le donne, non riguardava quelli che erano nati lì, quelli che erano sfigati, quelli che erano poveri. Quindi voglio dire, ma con democrazie rappresentative contemporanee o con mix di democrazia diretta, voglio dire, cioè, basta andare a fare la gita a Chiasso del compianto Alberto Albasino per rendersi conto della ricchezza tra referendum, forme di democrazia diretta e democrazia rappresentativa. Ma quello che noi dobbiamo difendere, quello che dobbiamo dire anche proprio per il 25 aprile, in cui credo che il succo del 25 aprile stia in una vecchia battuta che Vittorio Foa, credo, avesse detto in una discussione con un senatore con molte simpatie, diciamo, fasciste. Ha detto: guarda, il problema è che se avessi vinto tu, io sarei stato fatto fuori. Avendo vinto io, tu sei senatore della Repubblica come me. Questo è. Capisci? Questo noi lo sottovalutiamo perché non è stato scarso per lungo tempo. Oggi può diventare scarso, allora lo dobbiamo rivalutare e valutare come un bene prezioso. Questo è il mio punto. Bene, Salvatore, grazie. Hai chiuso poi sul 25 aprile, che mi sembra la chiusura migliore. È doverosa. Sì. Peraltro devo dire, queste tue riflessioni, in realtà, non è solo una riflessione di punti su cui poi sviluppare ulteriormente il pensiero, contengono già anche delle possibili indicazioni su come sviluppare le cose. Quindi in realtà abbiamo, in una conversazione, un'ora di conversazione, abbiamo costruito anche un possibile progetto di lavoro che penso che per quanto riguarda Casa della Cultura andremo avanti con molta decisione su questo. Okay. Pensa che non è neanche lunedì. Vedi cosa permettono questi mezzi ormai, riusciamo in continuazione a incontrarci nel modo virtuale, andare avanti la conversazione. Adesso vediamo se non arrivano altre domande, se no io direi abbiamo raggiunto un'ora di conversazione che per quanto riguarda la rete è esattamente il... Spero che non l'abbiamo annoiato. No, anzi, penso che sia stata la durata perfetta della conversazione di questo genere. Io vorrei chiudere ringraziandoti di cuore, come sempre, per la tua disponibilità generosissima su questo, e al prossimo appuntamento, molto presto. Grazie, Ferruccio, e grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Grazie a tutti. Grazie di cuore. Grazie. Liberi tutti? Non ancora, mi sembra che